Benvenuti e bentrovati a tutti gli amici che sono qui nel live del Crime Room e sono e ci seguono, anzi, da casa, dallo studio, ovunque voi siate. Questo è Crime Room TV, questo è il Crime Room e questo è lo spazio interviste del Crime Room. Io sono Mr. Big Things from Tetrix e naturalmente, come ogni Crime Room, ogni tappa del Crime Room che si rispetti, abbiamo degli ospiti. Ospiti che naturalmente suoneranno la loro musica. In questo caso abbiamo uno degli ospiti più importanti di questa tappa del Crime Room. Lui è Mr. Okiru, che salutiamo. Benvenuto. Buonasera. Okiru, buonasera a te. Okiru che ha una particolarità, è un salentino però vive a Berlino e quindi io parto subito con una domanda che nasce così spontanea: perché Berlino? Berlino perché innanzitutto si vive bene, perché la scena musicale è molto avanti. Tanti ci parlano del Nord Europa, dell'Europa a livello di musica elettronica, quello che è. Vorrei sapere da te, in due parole, Berlino a livello di scena musicale, come la vedi, o meglio come la vivi tu che sei lì direttamente nella città, anche rispetto all'Italia, come si sviluppa la scena elettronica, la scena musicale elettronica? La scena a Berlino è ampia, dalla Chicago House alla techno, all'electro, alla dub, è molto ampia. A tal proposito, il fatto che la scena musicale di Berlino sia così rinomata, perché è vero che è una città d'arte e di musica soprattutto, io voglio farti alcune domande riguardo la tua scena, la tua carriera musicale. Intanto il tuo genere, perché io naturalmente mi sono informato, ti ascolto da un po', ho ascoltato alcuni dischi e non riesco a inquadrarti in un solo genere musicale, come credo giusto che sia. Vorrei capire a cosa ti ispiri come genere musicale, come stile, sia nei live sia nelle tue produzioni. Ho iniziato a suonare a 14 anni e mio fratello mi ha sempre riempito di cassette in quegli anni di Chicago House, musica disco, soprattutto scena americana. E il mio genere, parto sempre dalla Chicago House, è un amore eterno per la musica di Chicago e di Detroit, sia house che techno. Però mi piace anche la scena inglese, la scena UK techno. In quel di Berlino riesci a esaudire, certo, i tuoi desideri musicali, le tue voglie, esatto, le tue voglie, esatto, musicali. Altra domanda che vorrei fare a Okiru, ripeto, questo è Crime Room TV, lui è uno degli ospiti di questa sera. Altra domanda che vorrei fare a Okiru è, a parte il tuo stile, il tuo genere musicale, so che, e comunque lo ascolto, produci tanto e vorrei sapere a livello di progetti cosa sta uscendo, cosa è uscito e cosa magari uscirà. Non mi devi dire naturalmente i tuoi dischi futuri, ma diciamo su cosa stiamo andando per quanto riguarda la carriera di Okiru. Il genere è prettamente house e techno. Ho fatto alcune release su Dependence, su Expresso, Gran Canal e Wilson, l'ultima. Prossime uscite su un'altra etichetta di Zurigo, che è la InterBT, e sulla nuova etichetta di Shedamie che si chiama Drum Institute Chicago. Drum Institute Chicago, quindi ci racconti che comunque hai tante possibilità, ti sei creato, anzi ci hai lavorato. Invece a livello di date come ti trovi sia in Italia sia in quel di Berlino, o comunque sia le tue date sia gli spettacoli che hai visto, il pubblico come lo hai visto? E questa è una delle differenze che solitamente si fa tra Nord Europa, Centro Nord Europa e l'Italia. Vorrei sapere da te la scena come la vedi da questo punto di vista. L'Italia sta crescendo molto negli ultimi 2-3 anni. Mi sono sempre trovato benissimo in quel di Napoli, anche a Venezia. In Salento ovviamente la cultura musicale è un po' limitata, o c'era negli anni 90, e da ricostruire. I primi anni 2000 c'è da lavorare qua, però le possibilità ci sono. Quindi è meglio lavorare, cercare di portare avanti. Penso che tu la tua terra, chiamiamola così, non te la sia dimenticata. No, naturalmente, altrimenti non saresti venuto qui. Quello mai. Ah, appunto, non saresti venuto qui a partecipare a questa prima tappa del Crime Room. Invece, dove ti possiamo vedere prossimamente? In Italia, all'estero? Prossimamente il 2 marzo sono a Venezia, all'Altavos, dove sono resident. Quindi prossima data praticamente? È il 2 marzo. Sì. 8 marzo a Bruxelles, a Mr. Wong, parte un nuovo progetto techno. Sicuramente a Roma, sono anche resident di Fiesta Privata. Quindi fermiamoci qui che ci fa invidia.
diciamolo pure. No, a parte gli scherzi, non vogliamo svelare molto per quel che riguarda le date di Okiru, perché pian piano scopriremo appunto lui dov'è. Ricordiamo appunto il 2 marzo sarai a Venezia, quindi per tutti gli amici che stanno a Venezia o chi vuole da qui venirti a sentire, anche perché è una persona umilissima e tranquillissima, quindi è anche un piacere sia intervistare sia probabilmente, anzi sicuramente, andare ad ascoltare Okiru. Abbiamo parlato prima di scena Italia, scena tedesca, quello che è. Abbiamo detto che tu comunque qui ci torni sempre volentieri. Quindi la domanda nasce spontanea: il perché hai deciso, o meglio, cosa vedi nel Crime Room e perché hai deciso di venire a partecipare alla prima tappa del Crime Room nel tuo set, appunto? Il Salento ha grosse potenzialità, soprattutto d'estate, ma anche in inverno. Si può solo ricostruire e crescere. Crime Room ho sposato il progetto perché è molto interessante, oltre all'amicizia con Ilaria. Credo possa svilupparsi e dare qualcosa in più, sia a livello musicale ma anche a livello culturale. Quindi comunque vedi nel Crime Room e comunque in tutta questa situazione una possibilità diversa anche di far ascoltare, proporre la propria musica sia alle persone presenti appunto nelle tappe del Crime Room, sia a quelle che appunto che ci ascoltano da casa, che salutiamo naturalmente sui nostri vari canali. Come tante radio, altre scene tipo Boiler Room eccetera lo fanno, bisogna farla anche qua e promuovere quello che è questa terra. Diciamo che ora anche di muoversi sempre di più, anche perché le novità, diciamolo pure, esatto, fanno sempre bene, anche perché più novità di lui, giovanissimo, quindi io purtroppo parlo un po' da datato, ma è così. Noi ringraziamo Okiru, salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando tramite Crime Room, Crime Room TV. Yeah.